Un grazie a Pino Napoli per il suo intervento, che immagino abbia già suscitato molte possibili domande da parte dei partecipanti, però per come è lo schema dei lavori della giornata facciamo queste prime tre relazioni, poi ci sarà spazio libero per le domande dal pubblico e da ultimo una replica e una chiusura. Do la parola adesso a Laura Regattin, direttore sanitario dell'azienda Alto Collinare Medio Friuli, l'azienda di casa, sulla cui appartenenza ai quadripesi hanno qualcosa da dire, ma ti conosciamo come persona capace di un serio lavoro, conosci questo territorio perché pro tempore hai diretto anche il distretto e buon lavoro. Grazie dell'invito. Non vi nego una duplice emozione essere qui. La prima, sostituire il direttore generale di una cosa di saluti non è mai facile. Sostituirlo davanti all'assessore è complicatissimo, almeno per me. Il secondo aspetto, che è un aspetto di affetto, è essere a Prodroico. Io ho lavorato a Prodroico un anno e mezzo, tempo fa, forse un inizio un po' difficile perché erano gli anni iniziali della riforma, devo dire un saluto molto, molto bello quando sono rientrata a lavorare a Gemone, quindi ho un ricordo molto forte di questa esperienza, quindi essere qui ha un duplice valore. Leggendo e facendo l'analisi logica del titolo dell'evento di oggi, del momento di confronto di oggi, balza, almeno balza a me agli occhi una parola, che è la parola scelta. Scegliere in sanità è complicatissimo, non è complicatissimo perché la sanità si occupa della salute delle persone. La salute delle persone è un argomento etico, è un argomento di valore, è un diritto. Quindi qualsiasi scelta, che significa decidere di intraprendere una strada e non intraprenderne un'altra, ha di per sé una difficoltà, che è l'impatto sugli utenti, ma anche una difficoltà di responsabilità rispetto a chi questa scelta la fa. Quindi il metodo a me più consono è quello di partire da due punti informativi, da due fonti informative fondamentali. La prima fonte informativa che accompagna il mio lavoro e tutto quello e il lavoro di tutti i tecnici che lavorano nell'organizzazione è quello dei dati. Non possiamo pensare di fare scelte che non prescindano dai dati. I dati non sono solo il quanto lavoriamo, ormai sappiamo che i dati ci dicono come lavoriamo. I dati sono anche lo strumento che ci permette di dare trasparenza agli utenti, quella parola che noi sentiamo sempre ai congressi piuttosto che ai tavoli importanti, la accountability, essere trasparenti, il rendere conto, il dire in modo chiaro ciò che si fa, ciò che si raggiunge e come si raggiunge, lo possiamo fare solamente attraverso i dati. Noi abbiamo ormai un sistema di misurazione di quello che facciamo, perché i dati ovviamente devono essere letti dagli esterni, altrimenti rischiamo di cadere nell'autoreferenzialità, che ci dice anche quali sono gli esiti del nostro lavoro, il nostro lavoro organizzativo, il nostro lavoro clinico, il nostro lavoro di integrazione. Quindi sono punti di partenza dai quali non possiamo prescindere. Faccio due nomi per tutti. Abbiamo un sistema nazionale che si chiama Piano Nazionale Esiti, che ci dice come lavorano le nostre strutture, i nostri professionisti. Abbiamo un sistema di valutazione delle performance che si identifica con un network di regioni, che è lo studio Sant'Anna di Pisa, che mette a confronto le attività e le performance sanitarie di più regioni: Friuli, Veneto, la Toscana, la Val d'Aosta, il Trentino, quindi regioni a caratteristiche diverse, e quindi anche aumenta il potenziale di confrontabilità. La seconda fonte informativa da cui inevitabilmente chi fa il mio lavoro deve partire è la letteratura scientifica, la letteratura organizzativa. Credo che sia inevitabile sapere dove va il mondo, credo sia inevitabile capire come va il mondo verso i nuovi obiettivi. E quindi immaginando, partendo da questi due concetti di metodo, immaginando le riflessioni che oggi metto su questo tavolo, che non hanno il sapore di conoscenza assoluta, ma veramente di riflessioni, c'è una scaletta, un po' un'agenda, no, delle cose e delle riflessioni che vanno fatte preliminari a una scelta.
l'agenda ha alcune parole chiave: l'epidemiologia. L'epidemiologia, ovvero i cambiamenti che avvengono nella nostra popolazione. È vero, se stiamo tutti un po' meglio, siamo tutti un po' più, allunghiamo tutti un po' la nostra vita media, questo significa che la prevalenza di malattia cronica nella nostra popolazione è ovviamente più alta. L'ultimo dato regionale sullo stato di salute della popolazione del Friuli Venezia Giulia raccontava di quasi il 40% della popolazione dell'FVG che ha almeno una malattia cronica, quasi il 20% almeno due malattie croniche. Questo cosa significa? Un impatto sicuramente per il sistema sanitario, ma un impatto per il sistema sociale. Io sono una forte credente che non si può parlare di sanità in modo assoluto, perché la sanità nella vita di una persona fa poco. Rispetto agli esiti di salute, la sanità fa poco, perché la salute, ormai l'OMS ce lo insegna, ha dei determinanti fortissimi: la scolarità, i soldi, l'economia. Quando ci sono questi tre elementi, abbiamo anche esiti di salute buoni. Se abbiamo solo la salute ma non abbiamo questi tre determinanti, dobbiamo iniziare a preoccuparci. Quindi è vero che abbiamo un'epidemiologia che ci dice che la malattia cronica è ormai il tormentone delle nostre organizzazioni e quindi degli skill professionali delle persone. E un paziente sta mediamente in ospedale 7 giorni, no? La degenza media 7-8 giorni. Se pensiamo a quante sono le giornate di vita di una persona, abbiamo una cosa assolutamente inconfrontabile. Quindi anche le competenze dei professionisti che si occupano di malattia cronica devono orientarsi verso la gestione, non la cruzie, la gestione. E in questo è importante avere chiarezza. Perché? Perché significa che identificare competenze nei setting appropriati. Se io vado in ospedale e voglio un bravissimo chirurgo che mi sappia aprire la pancia perché ha aperto tante pance, se vado nel territorio ho bisogno di una persona che mi chieda se fumo. Ma una volta che me l'ha chiesto, mi deve anche dire come faccio a smettere, mi deve dare anche gli strumenti per smettere. Perché l'altro dato interessante, epidemiologico, che così ho cercato di trovare per l'incontro di oggi, mi sono messa a leggere lo studio Passi, noi siamo bravissimi, siamo in Italia i migliori nel chiedere se fumiamo, se abbiamo stili di vita sani, e poi il passaggio dal dire come fare a cambiare e il bordino diventa rosso, c'è qualcosa che non va in questo. Quindi bravissimi nel chiedere, forse dobbiamo fare un'autovalutazione, si dice va di moda un audit, dove c'è il gap tra quello che chiediamo e quello che facciamo, oppure le azioni che prendiamo e gli esiti che otteniamo. Epidemiologia significa anche non guardare solo a chi ha una o due malattie croniche, ma significa anche guardare all'orizzonte della vita di una persona. E questa è una mia fissazione, chi mi conosce lo sa, quindi colgo l'occasione, visto che c'è anche l'assessore. Noi abbiamo un grosso investimento nella popolazione fragile anziana. Io credo esistano altre popolazioni fragili, che sono le popolazioni dei minori. Quantitativamente non sono così rappresentate, per fortuna, eppure il peso che ha un problema sanitario e sociosanitario in un minore ha un impatto fortissimo nella società, nei servizi e, parlando di sostenibilità, nei costi. E poi, se proprio vogliamo pensare al nostro sistema come un sistema che produce salute, i bambini saranno i futuri adulti. E quindi in realtà, in termini di sostenibilità e di costi, l'investimento che noi facciamo sui bambini è sicuramente un investimento per il futuro. Per capire di cosa stiamo parlando, sono andata un po' a curiosare quali sono le diagnosi di dimissione delle nostre pediatrie. Voi sapete che quando una persona viene dimessa si chiama DRG, no? È un, come dire, uno strumento che noi utilizziamo nelle organizzazioni sanitarie per pesare il ricovero, per rendere omogenea la classificazione dei ricoveri. I primi due DRG, ovvero le dimissioni più frequenti nelle nostre pediatrie, quali sono? Neonato sano e patologia, ricoveri per patologia gastrointestinale, insomma qualche gastroenterite.
Andando a vedere invece quali sono le malattie che transitano nelle equip territoriali, ovvero le aree materno-infantile dei distretti, noi vediamo la vera patologia, la patologia rara che perdiamo negli ospedali, perché la patologia rara, per fortuna, e poi non fosse così, va negli hub, e molto spesso gli hub sono extra regione, Padova. Vediamo la patologia rara, la patologia psicoaffettiva, la chiamiamo così, e la patologia complessa. Perché dico questo? Perché l'epidemiologia può essere usata in mille modi, ma dobbiamo avere lo zoom di osservazione giusto. Se io vado solo all'ospedale non intercetterò mai la vera complessità con la fascia d'età. Se io inizio a guardare con forza, con trasparenza e anche con attenzione quello che transita in aree a volte anche sottodimensionate, mi sento di dire, piuttosto che sottoconosciute, riesco a ampliare lo sguardo su una fascia di popolazione fragilissima. E allora lì nasce l'equità, paragonare due fragilità che interessano l'intero arco di vita. Altro concetto epidemiologico, di epidemiologia, mi piace pensare all'epidemiologia dei servizi. E all'epidemiologia dei servizi attacco un'altra parola chiave, che è l'accessibilità. E l'epidemiologia dei servizi in questa azienda è molto è complessa, è inutile che ce la neghiamo. Tra noi operatori ci diciamo un'azienda che va da Varmo al Varmosta, per fare la battuta, no? Così facile, un po' difficile a volte da percorrere. E in realtà sull'epidemiologia dei servizi credo sia assolutamente il passo successivo all'attenta analisi epidemiologica. Noi sappiamo che tutto ovunque non è possibile, però le cose giuste nella sede giusta forse è una cosa fondamentale. Sulla parola accessibilità io spendo due parole. Prima mi sono confrontata con un amico qua in sala. Io abito a Pasean di Prato. A volte devo accompagnare mio figlio in piazza Primo Maggio a scuola perché piove. Il tempo che io impiego tra Pasean di Prato e piazza Primo Maggio è maggiore del tempo che io impiego da casa mia a Gemona, che è la mia sede lavorativa, o da Gemona a Prato di Resia, che è un posto lontanissimo che tutti considerano come il confine dell'impero di questa regione. Questo per dire cosa? Che non sono i chilometri a volte che fanno la differenza. Dobbiamo pensare all'accessibilità come possibilità delle persone di accedere a qualcosa, e quindi immagino avrete dei trasporti, quindi immagino avrete dei servizi, perché la salute senza queste cose è un'accessibilità, sì, c'è la porta, però quella porta bisogna anche varcarla ed entrare per riuscire ad accedere al servizio. La geografia dei servizi ha anche una valenza professionale, e qui un po' mi allaccio alle considerazioni che faceva prima il dottor Napoli. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che quando si riorganizza un sistema così complesso dobbiamo anche pensare che ci sono delle regole di possibilità e delle regole di fattibilità. A volte le regole di possibilità e di fattibilità non sono necessariamente le regole giuridiche che tutti noi conosciamo, che sono sul burro. Le regole di fattibilità e di possibilità sono anche le regole scientifiche. E questo è molto importante, ci tengo molto a stressare questo concetto, che fa pandana, tiene molto anche alla scelta di dove stanno i servizi e di che servizi stanno nelle singole sedi. Ero a Venezia qualche giorno fa, dove c'era, qualche mese fa in realtà, c'era un incontro così tra assessori delle varie regioni ed era aperto ai direttori sanitari e ai direttori generali. C'era un assessore di una regione che stava iniziando un percorso di revisione organizzativa del sistema sanitario, che ha detto una cosa che mi ha messo un'ansia pazzesca. Le chirurgie che non facevano almeno 60 interventi di pancreas non avevano più quella funzione. Allora, adesso al di là dell'intervento specifico, eccetera, le linee guida ci dicono che non possiamo fare tutto ovunque. Quindi la centralizzazione di alcune azioni, le attività chirurgiche, le attività acute, sono scelte sicuramente strategiche, ma sono anche scelte di buona pratica scientifica.
perché per avere buoni esiti, e questo ce lo dice il piano nazionale esiti, dobbiamo avere tanti numeri. Per avere tanti numeri dobbiamo avere casistica, per avere casistica bisogna concentrare. Quindi non possiamo pensare che nella nostra azienda, ovviamente il focus mio dell'azienda non mi permetterei mai di guardare oltre, no? I confini dell'azienda 3. Non possiamo pensare che abbiamo tutte le attitudini di fare tutto. Dove invece dobbiamo lavorare? Dobbiamo lavorare sul connettivo della gestione del quotidiano. Il connettivo della gestione del quotidiano sta nel territorio e sta anche l'integrazione, mi sento di dire, tra il medico di medicina generale, gli infermieri del distretto, gli infermieri dell'RSA, i posti letto dell'RSA, il servizio sociale con gli assistenti sociali e gli educatori, e i fisioterapisti. Non è facile, non è facile, e non posso dire che ci siano che i risultati di questi anni. Sarebbe, come dire, non corretto, no? Dire siamo i migliori, più bravi, l'abbiamo fatto, eccetera. Non mi piace questa cosa. Mi piace dire però che questo è un impegno in cui io personalmente credo molto e che, devo dire, qualche risultato in questo distretto l'ha dato. Se volete vi dico anche i numeri, però vi dico macroscopicamente gli argomenti. Questo distretto di Codrovico è quello che ha il tasso di ospedalizzazione migliore dell'azienda. Quindi, il tasso di ospedalizzazione più basso. E dal 2015 allo scorso anno, con un investimento sulle cure palliative, sulle cure domiciliari, c'è stato un incremento importante della mortalità delle persone, ovviamente in fase terminale all'ospedale. Adesso abbiamo raggiunto il 51%. È vero, non è ottimale, però c'è stato un trend in crescita. Perché? Perché le persone ci hanno creduto, perché le persone si sono impegnate in questo, perché sono state immesse ovviamente delle risorse. Questo è il distretto dove la spesa farmaceutica è la migliore. Perché? Perché forse la competenza di questo connettivo, no, gestionale che sta nella medicina generale ha visto questo come valore aggiunto del proprio lavoro, perché passa attraverso la appropriatezza, passa attraverso l'identificazione del paziente giusto, del farmaco giusto, eccetera. Se volete anche altri dati, ma dopo divento noiosa, per dire che investire sul connettivo non è facile, non si vedono i risultati subito, perché significa motivare le persone, significa dare alle persone il senso del valore di quello che fanno, perché abbiamo visto che le persone lavorano se ci credono in quello che fanno. La sanità ha questa caratteristica, per fortuna, che la rende un po' speciale, diversa dagli altri setting lavorativi. Le persone che ci lavorano devono credere in quello che fanno. Se ci credono, poi il sistema si muove. Certo è che i nostri risultati non hanno un'immediatezza, perché è un sistema che si muove. Non possiamo vedere, aumenta la produzione delle bottiglie di Coca-Cola, aumenta i profitti. Noi abbiamo un sistema che ha degli anni di latenza importanti per vedere il movimento degli indicatori. Certo è che se noi vediamo gli indicatori della scuola Sant'Anna, quella di cui vi parlavo prima, rispetto ad alcune focus particolari che sono, non so, la gestione del diabete, quindi gestione critica di malattia cronica, piuttosto che la gestione dello scompenso, piuttosto che la gestione delle dimissioni difficili, i risultati sono molto buoni. Certo, abbiamo anche risultati negativi. All'interno del panorama degli indicatori abbiamo un 20% di risultati rossi a fronte di un 54% di risultati verdi, no? Il semaforo, il codice colore che fa capire immediatamente il significato che c'è sotto. E non vi nego che un'area di miglioramento è sicuramente quella delle vaccinazioni, ma questo distretto non lo devo dire perché io c'ero, ho vissuto e non voglio ripetere quell'esperienza. Questo per dire che, tornando all'agenda, non possiamo prescindere da queste considerazioni, che sono, è vero, numeri, ma questi numeri ci dicono come lavorano le persone e su quali principi bisogna rimodellare, rivedere. Possiamo utilizzare vari livelli di intensità, no, del sistema, ma vanno perseguite. Perché? Perché l'ospedale deve avere un ruolo, il territorio deve averne un altro e deve essere paritetico. Deve essere politico, la storia forse ci ha insegnato che il territorio si sente sempre un po' la Cenerentola. Io vengo dalla storia di direttore di distretto e ho sempre vissuto il rapporto con gli ospedalieri famoso, no? Perché il primario dell'ospedale ha questo anche status, no? Altisonante, eccetera. La forza di rendere il territorio e di dare contezza dei numeri che vi ho appena elencato, che in questo distretto ci sono,
ha proprio questo senso. È vero che anche i numeri che vanno dati sono legati alla posizione geografica di questo distretto. Io lo definisco una corolla, no? Dove i petali sono gli ospedali, San Vito, Pannanova, La Pisana, Udine, San Bernardo, le persone che abitano molto vicino attraversano forse il confine e vanno nel presidio. Quindi l'argomento fuga, che è un argomentone, è vero, un argomento importante, però se io devo, guardando i dati da questa mattina che stiamo guardando, penso che la cosa importante, il messaggio che esce da questi dati è certo, c'è la fuga, è inevitabile, non sarebbe stato possibile altrimenti, è una fuga stabile nel tempo, quindi vuol dire che le persone hanno scelto i percorsi, come dire, i percorsi di salute hanno degli indirizzi che si sono mantenuti stabilmente, tant'è vero che avevo sbagliato il copia e incolla dei dati, no? Del triennio che ho analizzato. Per dire che è vero che ci sono i dati di fuga, sarebbe anche inopportuno non dirlo, però è vero anche che la geografia dei servizi, e lo penso per l'epidemiologia di cui abbiamo parlato prima, a questo porta. L'aspetto positivo è che non c'è forse una sede, dico forse una cosa così azzardata, non so se c'è una sede dove, se guardo solo la fuga, non so se c'è una sede dove sta meglio questo distretto, proprio perché è più distante da tanti centri. Bisogna un po' capire quali sono i veri dati che vediamo e quali sono i veri dati delle persone. L'ultima considerazione, e poi colgo la chiusura, mi piace farla rispetto, il nostro sistema non è fatto solo di dati, il nostro sistema è fatto di persone. E le persone sono gli utenti, le persone sono gli operatori. Se noi non motiviamo gli operatori, anche gli utenti non hanno un buon servizio. Per motivare gli operatori bisogna lavorare sull'innovazione. Noi quando pensiamo all'innovazione pensiamo sempre all'innovazione tecnologica, l'ultima PET, l'ultima TAC. L'innovazione è anche il metodo di lavoro. Leggendo gli ultimi articoli su riviste così mediche un po' più famose, no? Il BMJ, piuttosto che JAMA, si vede come nel resto del mondo utilizzano cose semplicissime per avere risultati bellissimi. La telefonata a casa delle persone è una cosa che noi stiamo cercando di fare, no? Abbiamo deciso tutte le persone che vengono dimesse dallo setting, entro 24 ore, entro 48 ore il servizio dice sta bene, ha preso tutti i farmaci, ha tutti i farmaci a casa che le hanno prescritto. È una cosa semplicissima, è un'innovazione metodologica, non è alta tecnologia e ha un impatto sull'utente importantissimo, ma ha soprattutto ha un'informazione per gli operatori altissima. Perché? Perché non siamo parlando di sostenibilità in un contesto in cui possiamo mandare a casa l'infermiere a tutti i dimessi, è oggettivamente impossibile, però potremmo avere degli strumenti che ci dicono attenzione, qua forse bisogna vederla questa persona, attenzione, forse qua dobbiamo attivare il servizio sociale, attenzione, forse qua devo attivare il medico di medicina generale che vada a rivederlo. Quindi innovare, questo mi piace un po' stressarlo come concetto, non significa necessariamente introdurre cose costose nelle nostre organizzazioni, ma significa avere fantasia nel trovare soluzioni che gli altri hanno già fatto e che ci permettano di migliorare. Chiudo, e veramente chiudo, con una citazione che mi piace molto, che secondo me è una riflessione di metodo più che una citazione. Ho letto questa frase. La frase dice: mettersi insieme è un inizio, e questa è una scelta su cui dove ci mettiamo assieme, con chi ci mettiamo assieme, non lo, una scelta strategica, politica, lo possiamo chiamare come vogliamo. Rimanere assieme è un progresso, lavorare insieme è un successo, io direi il successo. Quindi noi ci abbiamo provato, ci proveremo e ci crediamo. E grazie per l'opportunità di questo momento, di questo tavolo, di questo confronto.